Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il canale giusto in cui imparare strategie sul mondo di Instagram, i social media e l'imprenditoria digitale. In questo video vedremo insieme qual è la mia strategia per i contenuti, per crearli sempre con costanza e soprattutto per tirar fuori contenuti di valore. Se vuoi sapere come faccio, allora mi raccomando, rimani a guardare fino alla fine. Il primo step per la creazione dei miei contenuti è consultare il piano editoriale. Il piano editoriale, se non lo conosci, è un documento che dovresti andare a fare, soprattutto quando scegli di diventare un content creator, per capire esattamente quali sono, per decidere e schedulare quelli che sono i contenuti che vuoi andare a creare settimana per settimana, mese per mese, anno per anno. Tutto questo ovviamente ti serve per metterti tantissima chiarezza mentale e per capire esattamente ogni settimana quali sono i contenuti che devi andare a creare. Quindi, nel mio caso, sono semplicemente andata a inserire la tipologia di contenuto che voglio pubblicare, con che frequenza la voglio pubblicare, quindi se mensile e settimanale, e mi sono presa l'impegno di pubblicare almeno 3 volte a settimana. Questo per quanto riguarda Instagram. Per quanto riguarda YouTube, invece, il mio impegno è una volta a settimana. Io personalmente ho creato il mio piano editoriale, creo il mio piano editoriale e lo revisiono ogni inizio anno, ma ovviamente anche durante i mesi dell'anno poi faccio alcune modifiche anche in base a quelle che sono le mie esigenze, quello che è il tempo che ho a disposizione e soprattutto la tipologia di contenuto che magari voglio inserire, perché inizio anno magari scelgo di fare contenuti strategici di un certo tipo, a metà anno mi rendo conto che voglio cambiare perché ho inserito un nuovo prodotto, perché ho esigenza di parlare anche di altro nel mio profilo Instagram e a quel punto vado a revisionare il mio piano editoriale, ma tutto quello che è il mio contenuto parte da lì, dalla parte di pianificazione che è la più importante prima di fare qualsiasi altro passo. Per fare il mio piano editoriale io utilizzo come piattaforma Airtable, che è pazzesca e che la utilizzo anche per tenere monitorati tanti altri documenti. Il secondo step per la creazione dei miei contenuti è proprio la preparazione dei contenuti stessi. Per creare i miei contenuti, quello che faccio ad oggi è farmi aiutare da una fotografa professionista che è Simona. Un tempo mi faceva aiutare da mia nonna, quindi semplicemente quando ancora non era il mio lavoro, riuscivo comunque a creare degli scatti, secondo me, pazzeschi, e mi faceva aiutare da mia nonna gratuitamente. Ad oggi invece uso e sfrutto Simona, che oltre a essere una mia amica, appunto, è anche la mia fotografa. Tutto questo però prima di arrivare alla parte di scatto, quindi alla parte di creazione di contenuti vera e propria, utilizzo il mood board. Il mood board è questo documento che ho sempre creato su Airtable, dove sono andata a inserire tutte le immagini dalle quali voglio prendere spunto per creare i miei contenuti. Sono foto che ho trovato o su Instagram oppure su Pinterest di ragazze che fanno più o meno quello che faccio io, che comunque ho trovato queste immagini cercando alcune parole chiavi riguardante la mia nicchia, come ad esempio businesswoman, e in base alle immagini che sono venute fuori ho selezionato quelle che più di tutte mi potevano rispecchiare e che volevo, tra virgolette, alle quali mi volevo ispirare, e poi le ho inserite in questo documento che è il mood board. Il mood board è in condivisione con Simona, la mia fotografa, in modo che entrambe sappiamo da dove ispirarci e sappiamo la tipologia di scatti finale che vogliamo tirare fuori. Questo è molto importante perché se tu parti che non hai un'idea in testa, sia che tu ti faccia aiutare da una fotografa, sia che tu ti faccia aiutare da un parente, è molto importante che tu abbia un'idea chiara e che tu riesca anche a trasmetterla, per cui per me la cosa più facile da fare, sinceramente, è avere delle foto sotto da vedere, così non ci si sbaglia. Quindi fisso l'appuntamento con la mia fotografa, porto e preparo il mood board che lo metto in condivisione in modo che già ognuno a casa propria riesca a guardarlo e inizi a uscire, diciamo, a espandersi la nostra immaginazione, e poi arriviamo comunque al giorno degli scatti veri e propri in cui andiamo appunto a fare le nostre foto. Una volta sempre anche che abbiamo scelto la location, perché un'altra cosa importante è scegliere il luogo in cui andare a fare i nostri scatti. Nel mio profilo Instagram non ci sono però solo scatti, solo immagini di me, ci sono anche layout che creo con Canva. Ho un documento già preimpostato dove vado semplicemente a creare alcune piccole modifiche, quindi modificando magari il testo,
del layout vero e proprio e oppure i colori. Quindi semplicemente ho un layout Canva che cambio e che scarico ogni volta che ne ho bisogno appunto per la pubblicazione. Ora, prima di passare a quello che è il terzo step per la creazione dei miei contenuti, ti voglio ricordare, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al mio webinar gratuito Come creare, crescere e monetizzare una pagina Instagram con successo, del quale trovi il link in descrizione. Quindi, se ancora non ti sei iscritto, mi raccomando, corri a farlo. Il terzo step per la creazione dei miei contenuti, quindi per il mio content strategy, è la pianificazione dei miei contenuti stessi. Quindi, una volta che abbiamo fatto le foto, le abbiamo scaricate, è tutto pronto, quello che dobbiamo andare a fare è pianificare il contenuto, quindi capire quando vogliamo andarlo a pubblicare, in che giorni, in che orario, cosa vogliamo scrivere nella didascalia, quali hashtag vogliamo usare e quale immagine sarà abbinata al contenuto. Quindi questo passaggio è l'inserimento del nostro contenuto all'interno del calendario editoriale, che a differenza del piano editoriale, appunto, serve per capire in che date, in che giorni e in che orario vogliamo andare a pubblicare il nostro contenuto. Anche qui mi servo di un documento che ho creato su Airtable, al quale hanno accesso le mie studentesse di IPA. In questo documento, come ti ho già brevemente anticipato, vado ad inserire il titolo, la descrizione, il contenuto visivo, gli hashtag, la didascalia, tutto quello che è il mio contenuto, ovviamente senza dimenticarci la data e l'orario in cui andrò a pubblicarlo. Il quarto step, puoi andare a creare la autopubblicazione dei miei post. Una volta che ho scelto l'orario, il giorno, tutto è pronto, vado a trasferire i miei contenuti all'interno dei miei tool di autopubblicazione. Attualmente io utilizzo Planoly. Ci sono anche altre alternative, ma Planoly per me è quello con il quale mi trovo meglio e grazie a questo tool, appunto, mi basterà inserire il mio post, la mia descrizione, selezionare il giorno e l'orario e il mio post si pubblicherà in automatico sul mio profilo Instagram. Quindi questo ovviamente mi toglierà tantissimo tempo e non dovrò stare sempre lì a ricordarmi il giorno e l'ora in cui devo pubblicare i miei post perché farà tutto in automatico. Il quinto step per la creazione dei miei contenuti è analizzare e migliorare, ovvero una volta che i miei post sono stati pubblicati, quello che faccio è andare a monitorare come sono andati i dati statistici, ovvero quante impression ho avuto, quante coperture, quanti follower ho acquisito, quante persone si sono iscritte alla mia newsletter tramite quel post. Vado ad analizzare quindi tutti quelli che sono i dati per me importanti e rilevanti e in questo modo posso capire quali contenuti utilizzare, su quali contenuti spingere, quindi quali contenuti continuare a creare e invece quali contenuti magari è meglio lasciare in disparte perché non mi portano chissà quale risultato. Questo per me è un passaggio fondamentale che ti consiglio veramente vivamente di fare perché ti permette di veramente pianificare poi al meglio e andare a migliorare lì dove ci sono dei gap il tuo piano editoriale. In questo modo ti puoi focalizzare solo su quei post che ti portano veramente al risultato, che ti danno dei risultati concreti e tangibili e scartare tutti quei contenuti che alla tua audience non piacciono, che non sono rilevanti e che non ti portano nessun risultato, perché alla fine ogni post deve essere fatto con un obiettivo e se non riusciamo a raggiungere con quel post quell'obiettivo, ma riusciamo a raggiungerlo con un altro, benissimo, concentriamoci su quell'altro contenuto e lasciamo stare e non perdiamo più tempo su quei contenuti che non ci hanno portato assolutamente a niente. Bene, arrivato a questo punto, sai tutto quello che dovevi sapere sulla mia strategia per i contenuti, per la creazione dei contenuti. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto lasciandomi un commento qui sotto, lasciandomi anche un bel like e se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, accendi la campanellina per non perdere i prossimi video. Prima di lasciarti, ti voglio invitare a andare a guardare questi due video qua se ancora non li hai visti prima della prossima settimana e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!